EXS sta per Executive Search. Da circa 12 mesi sono arrivato io con un progetto di innovazione più assoluta, ecco perché l'abbiamo chiamata EXS 3.0. Intanto per noi la S non è più Search ma Selection. E 3.0 perché abbiamo voluto impostare un modello di business molto focalizzato sulla selezione, perché è lì che vediamo un vero valore aggiunto per l'azienda, e l'abbiamo voluto basare su metodologie, strumenti e digitalizzazione di quello che ancora non esisteva. Quindi abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo, innovativo. Penso che ci stiamo riuscendo, almeno il mercato ce lo riconosce come tale. Essenzialmente noi ci occupiamo di ricerca e selezione di figure executive, dove per executive intendiamo figure dirigenziali che hanno un livello retributivo minimo intorno ai 100.000 euro di retribuzione fissa più parte variabile. E dove, come dire, ha senso l'applicazione della nostra metodologia, perché la nostra metodologia è fondata su basi scientifiche che prevedono che l'80% della performance è giustificata dal dimensionamento di otto competenze principali. È chiaro che un libero professionista guadagna 200.000 euro può essere considerato executive, ma non lo è da un punto di vista manageriale, quindi teoricamente la nostra metodologia non è idonea. Quindi questo, noi siamo abbastanza chiari sul mercato, possiamo trovare delle aziende che considerano un manager una persona da 80.000 euro, però gestisce già, non so, 300 persone, di cui 12 riporti diretti, quindi ha senso in questo caso utilizzare la nostra metodologia perché ci sono tutte le componenti per definire un executive, anche se la retribuzione non è comparabile su quella che noi consideriamo idonea al nostro livello. Quindi fa, come dire, da spartiacque alla retribuzione, ma non sempre, come dire, è il vero driver di distinzione tra un executive e un non executive.